Ciao amici di YouTube, dai Ale, e niente ragazzi, vi devo dire delle cose importanti inerenti alla società. E ripeto, dai Ale, Instagram, Facebook, YouTube, a breve sito internet, e vi dico quello che mi hanno detto a livello societario. Vi do conferme per quanto riguarda De Sanctis. De Sanctis è sì il direttore sportivo in questo momento della Roma, ma più che altro per i giocatori proprio in esubero e il settore giovanile. Per quanto riguarda la prima squadra, ragazzi, vi dico solo che Raiola ha chiamato De Sanctis perché ha un'offerta da parte di un club per Kluivert che lo vuole comprare. Parla con De Sanctis, Raiola gli spiega di questa offerta e De Sanctis gli dice: non devi parlare con me. Al che gli dice che devo parlare con Fienga, e niente, gli dice no, neanche con Fienga. Allora Raiola si incazza e dice: ma io con chi devo parlare, scusate? Ma con chi devo parlare? Io ho un'offerta per Kluivert, ma io con chi devo parlare? E niente, e De Sanctis gli dice che non lo sa in questo momento, non sa con chi può parlare. Al che vi racconto anche di Minieri, procuratore di Riccardi, la stessa cosa, ha da proporre due squadre per Riccardi, ma anche lì De Sanctis risponde che non deve parlare con lui, e anche con Fienga. Questa è la situazione un po' societaria che fa pensare che o manca qualche cosa ancora, qualche firma, qualche cosa burocratica dove si può iniziare a lavorare, perché ancora Fekir non si è visto, non è stato a Roma, non ha fatto conferenze stampa, oppure stanno aspettando qualche dirigente più grosso, perché comunque il procuratore dice: cioè, questa situazione è paradossale. Almeno prima sappiamo con chi parlare, alzavano il telefono e parlavano con Franco Baldini, adesso neanche quello. E per quanto riguarda un altro giocatore che mi chiedete sempre, è Florenzi. Florenzi, ragazzi, è incazzato, vorrebbe rimanere, è incazzato nero perché lo vogliono vendere a tutti i costi. E purtroppo questa è la situazione, anche perché Florenzi viene dal settore giovanile e è tutta plusvalenza, e poi sapete del rapporto di Florenzi con Fonseca. Per quanto riguarda la situazione Dzeko, ragazzi, Dzeko, ripeto, da quello che so io, vorrebbe rimanere a Roma. La moglie, la famiglia, lui stanno benissimo a Roma. La società lo vorrebbe tenere, però, ripeto, c'è sempre il però della litigata Fonseca-Dzeko. Bisogna vedere come si ricostruiscono i rapporti con lui, fra Dzeko e Fonseca, e soprattutto anche con lo staff tecnico di Fonseca. Vediamo questa situazione. Per adesso Zaniolo Pellegrini incedibili, Zaniolo rinnoverà il contratto 100%, Daniele De Rossi è stato chiamato, dovrebbe avere un incontro con Fienga a giorni, non si sa che ruolo Fienga gli vuole proporre in società, ma vi dico che Fienga ha chiamato Daniele. Daniele vuole un ruolo operativo o niente, ma non sappiamo il ruolo. Per quanto riguarda Juan Jesus, diciamo che l'accordo Roma-Cagliari era stato trovato, adesso il giocatore, come al solito, per i soldi, il dio denaro, non trova l'accordo con il Cagliari e blocca la Roma. E ragazzi, mi raccomando, adesso ancora avete sentito le notizie che ho da darvi, poche, perché ancora è tutto bloccato. Speriamo che si sblocchi presto tutto per cominciare a spararvi qualche missile. Non credete a tutto, Mandzukic, tutte cazzate. Milik, secondo me,
Più che altro la notizia uscita da Napoli per far svegliare la Juventus, mi dicono che Juventus e Napoli possano imbastire uno scambio Bernardeschi-Milik. Va bene ragazzi, dagli Ale, mi raccomando, fate iscrivere sul canale amici, parenti, animali, quello che vi pare. Fate iscrivere la gente sul canale YouTube, siamo presenti anche su Facebook, su Instagram e fra po' sito internet spaziale. Dai Ale, seguitemi, dai, un bacione, forza Roma, dai!